Ma la Surgiva fa parte del gruppo Lunelli dal 1988. E molti allora si stupirono che una famiglia del vino andasse a produrre acqua minerale, ma noi invece eravamo fortemente convinti di questa acquisizione perché Surgiva non è un'acqua qualunque, è un'acqua con delle proprietà e delle qualità straordinarie, perché è un'acqua minimamente mineralizzata che sgorga in un luogo incontaminato e quindi è straordinariamente anche pura. Ecco, quest'acqua l'abbiamo sempre voluta preservare e valorizzare al massimo proponendola solo in bottiglie di vetro dedicata alla ristorazione. Oggi si parla molto anche dell'acqua in plastica, dei problemi anche di sostenibilità ambientale e noi siamo orgogliosi di aver scelto fin dall'inizio di proporre Surgiva solo ed esclusivamente in vetro. In Italia lavoriamo con vuota rendere, quindi le nostre bottiglie ritornano, vengono riutilizzate e quindi è un'acqua che in questo senso vuole anche rispettare l'ambiente, proprio perché è l'ambiente che ce la regala. Si trova nel parco da Mello Brenta, sgorga a 1300 metri di quota e abbiamo tre tipologie d'acqua: la naturale, che come sgorga viene imbottigliata, la leggermente frizzante nostra mossa, che ha un'aggiunta di anidride carbonica di 3,5 mg litro, la frizzante che ne ha 5 mg litro. È una CO2 estratta dal sottosuolo completamente naturale, non rilevata da prodotti chimici. Una cosa che ci contraddistingue è anche la naturalità del parco e la nostra attenzione per la produzione totalmente green. Questa sera inizia ufficialmente la partnership tra Marte e Surgiva, presentando le opere, risultato di un bellissimo workshop che ha visto la partecipazione di 15 giovani fotografi che si sono cimentati prima nel Parco Naturale del Mello Brenta, che è la casa, il luogo dove sgorga la Surgiva, e poi al Marte. Ebbene, penso che questa sera quindi celebriamo da una parte la natura, ma anche la cultura e l'arte e l'enogastronomia, che sono tre grandi elementi del territorio trentino, elementi che costituiscono anche l'offerta turistica del nostro territorio e tra cui sono convinto si possono creare grandi sinergie. Per la cena di questa sera abbiamo pensato a dei piatti nuovi, dei piatti che si adeguassero al tema della serata, l'acqua. Mi colpiva il fatto che l'acqua è una cosa così essenziale, ma è anche qualcosa che sorprende, perché cambia forma in ogni volta, da liquida diventa nuvola, diventa solida quando è congelata. Quindi abbiamo cercato di sorprendere un pochino gli ospiti con un menù che andasse a cogliere tutti questi aspetti.